Grande Fratello VIP, quarta puntata. Le parole strazianti di Gabriel Garco per Adua Del Vesco. La quarta puntata del Grande Fratello VIP si apre con un Alfonso Signorini che annuncia subito l'ingresso in casa di Gabriel Garco. Dopo le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, l'attore ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello per dire alcune cose importanti e per lui non sarà affatto semplice farlo. Per i vipponi, che non immaginano nulla, l'umore è diverso e si godono una clip di quello che è successo negli ultimi giorni. Poi però Adua e Massimiliano vengono lasciati da soli in salone a riguardare il loro percorso. I due sembrano aver recuperato un po' il rapporto, lui le accarezza anche la faccia, ma deve lasciarla completamente da sola. Il conduttore piazza ad Adua la canzone della sua storia d'amore con Giuliano, in giardino, c'è proprio il suo fidanzato. Per loro c'è la distanza di sicurezza. La Del Vesco chiede subito scusa in lacrime, ma lui è molto carino e dice che quello che ha visto con Massimiliano è tutto ok. Giuliano pare più preoccupato del fatto che Adua abbia parlato di un passato un po' particolare, secondo lui dovrebbe farlo in altre sedi. Nonostante ciò il ragazzo, che è stato il primo fidanzato dell'attrice e che conosce da quando aveva 14 anni, è molto orgoglioso di lei. Signorini impedisce baci e abbracci per il bene di tutti, nonostante anche Giuliano sia uscito negativo ai tamponi. Le sorprese per Adua Del Vesco non sono però terminate. In giardino arriva un altro uomo importante per lei, Gabriel Garco. Lei, nuovamente in lacrime, ringrazia Gabriel per averla capita ed essere stata accanto quando nessuno c'era. Garco per lei ha una lettera. Nella lettera la chiama Adua, ma per la prima volta anche Rosalinda. Nemmeno lei lo aveva mai chiamato con il suo vero nome, Dario. Loro hanno vissuto una favola, ma era una favola falsa e non si sono divertiti. Gabriel ha chiesto ad Adua di prendere in mano la bambina che c'è dentro di lei, così come ha fatto lui, ma di mostrargli solo le cose belle. Da oggi in poi saranno amici e lui ha così svelato il suo segreto di Pulcinella. Gli attori si abbracciano e Signorini non li separa. In giardino arriva Massimiliano Morra, che da solo in una stanza ha seguito tutto in lacrime perché conosce perfettamente la storia. È così che decidono di liberarsi alla maniera della De Blanc. Un modo sicuramente molto coraggioso ed emozionante di fare coming out per Gabriel Garco. Altri dettagli su questa lunga storia verranno risolti altrove, nelle sedi giuste. Intanto Gabriel racconterà qualcosa in più a Verissimo da Silvia Tofanin. Nella casa del Grande Fratello VIP è il momento di cambiare argomento. I primi salvi dal televoto sono Massimiliano e Fulvio. Matilde e Fulvio sono ancora a rischio. Intanto si parla dei litigi di questi giorni, quello tra Fulvio ed Elisabetta Gregoraci e quelli infiniti tra Francesca e Tommaso Zorzi. Per Matilde Brandi c'è una clip molto emozionante, alla fine il televoto l'ha premiata e Fulvio Abate andrà direttamente in nomination. Dopo il solito siparietto dei Contessini, Enoch e Pierpaolo Pretelli, con Patrizia De Blanc, Denis Dosio, viene chiamato in confessionale. Il giovane ha raccontato il dolore che ha subito per alcuni commenti cattivi sui social, ma adesso è molto più forte di prima. Il conduttore torna nuovamente a parlare dei battibecchi continui tra Francesca con la K e Tommaso Zorzi. Secondo l'opinionista Antonella Lia, Tommaso dovrebbe essere un po' più calmo e morbido perché sembra uno zitellone per come si comporta con questa ragazza. Pare proprio che nella casa più spiata d'Italia stia nascendo una nuova coppia. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo sono sempre più vicini e sempre più complici. Lo dimostrano con la nuova prova della settimana. Loro, insieme a Massimiliano e Gwenda Goria, si sono esibiti in un balletto di Dirty Dancing sulla coreografia di Matilde Brandi. Peccato però che alla fine la Gregoraci e Pretelli sbagliano completamente la presa per due volte. Via alle nomination. Le donne della casa faranno le nomination in maniera palese e le donne più votate andranno in nomination. Gli uomini invece faranno le classiche nomination in confessionale e al televoto andrà l'uomo più nominato. Stefania Orlando nomina Miriam, Maria Teresa e Gwenda fanno il nome di Adua. Diane Mello, un po' a sorpresa,
visto che è una delle poche che li sta accanto, nomina Francesca. Adua nomina Francesca, Miriam nomina Adua, anche Patrizia De Blanc. Matilde nomina Francesca, Elisabetta fa nome di Miriam Catania, Francesca nomina Stefania. Le donne più votate sono dunque Adua del Vesco e Francesca. Tutto pronto per le nomination degli uomini. Francesco Pini nomina Massimiliano, così come anche Andrea Zelletta, Tommaso e Denis. Fulvio Abate fa il nome di Tommaso. Pierpaolo nomina Massimiliano. Massimiliano nomina Tommaso ed Enoch vota Massimiliano. Vanno ufficialmente al televoto Adua del Vesco, Francesca, Massimiliano Morra e Fulvio Abate. Un appuntamento davvero forte quello di questo venerdì con il Grande Fratello. Che cosa ne pensate di questa quarta puntata del Grande Fratello VIP? E in particolare della lettera e del coming out che Gabriel Garco ha fatto di fronte ad Adua del Vesco? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.